murale, quello che delimita lo stabilimento Liquigas di Cremona, quartiere Cavati Gozzi, che contribuirà a ridurre l'inquinamento dell'aria, realizzato grazie al progetto educational dell'azienda 1, 2, 3, Respira. Liquigas è una società che esprime sempre una responsabilità sociale che va al di là degli aspetti formali, ma assume degli atteggiamenti sostanziali. Questo ne è un esempio. Noi da 5 anni finanziamo un progetto nelle scuole italiane, nelle scuole medie italiane, e questo progetto ha come scopo di aumentare la competenza e la conoscenza dei giovani sul tema dell'inquinamento e della qualità dell'aria. 2 settimane di lavoro per tradurre in immagine quello che hanno creato i ragazzi delle scuole medie della provincia di Cremona sulle fonti di energia e sulla qualità dell'aria. Il progetto nasce da un elaborato di un vincitore, di un ragazzo che ha partecipato al concorso 1, 2, 3 Respira di Liquigas. E era un progetto molto articolato da cui noi abbiamo estratto un'idea, cioè quella che è il rapporto che è centrale, ovvero il rapporto tra l'uomo e la natura. Questa cosa sul muro la vediamo in 2 fattori, dalla mano che getta il seme e quindi l'operato dell'uomo nei confronti della natura, e di ritorno la vegetazione crescente completa dei ritratti che invece che diversamente sarebbero interrotti o comunque un po' astratti. Il tutto realizzato con una particolare pittura. Il nostro prodotto si chiama Solaria 65 perché riesce a trasformare l'aria inquinata in aria pulita, perché all'interno ha delle nanoparticelle di titanio che fanno fotocatalisi e quindi fanno proprio un effetto fotocatalitico e trasformano l'aria inquinata in sostanze non nocive fino al 65%. Quindi il 65 del nome del nostro prodotto significa questo.